Nome Pongo ci pone delle domande molto curiose, perché tutti chiediamo come mai questo nome? Pongo è un materiale duttile e malleabile che permette, diciamo, di creare delle cose nuove. Secondo me anche di rendere duttile la nostra giuria, vero? bene, quindi è già un modo. Bene. Allora, voi scrivete le canzoni, testi e musiche? Sì. Sei tu il, diciamo, l'autore principale? Sì. Eccolo qua. Allora abbiamo il nostro Francesco, Davide e Fabio. Questa sera vi esibirete in due canzoni, giusto? La prima è Non cambi mai, non cambi mai. No, questa era Minia, però Non cambi mai è Semplice. Sì, okay? Giusto, corretto. Allora partiamo subito. Secondo concorrente in gara per questa quarta puntata, signore e signori, il Pongo!
Stefania, che questo pezzo era semplice, chissà, un pezzo complicato, wow, com'era? Interessantissimi questi gruppi questa sera a 7 Live, ma anche per loro arriva il momento degli esami e diamo allora la parola alla nostra Carlotta per sentire cosa ci dice la nostra giuria. Vai Carlotta! Ed eccomi qui, ho visto i nostri giurati attentissimi e questa volta sentiamo prima il commento delle donne. Partiamo subito con Oksana, cosa ci dici? Direi che è molto originale, interessante. Bene, invece Paola? Mi sono piaciuti, anche loro. Molta grinta, bravi, si vede che vi divertite quando suonate assieme, questo è molto positivo. Continuate così, bravi. Stefano, il tuo commento? Sì, anche se siete solo in tre, avete dato una prova di essere ben amalgamati, tenete anche bene il palcoscenico. Tutto sommato, se riusciste ancora di più ad aumentare il gruppo, probabilmente riuscireste a ottenere ancora di più. Complimenti. E sentiamo l'ultimo commento di Marco. Positivo, un genere molto attuale, si sente molta energia, molta carica, quindi riuscite a scaldare, anche se c'è un po' di distanza dal pubblico, riuscite a scaldarlo, quindi positivo per questo. Molto bene, tutti i commenti super positivi, ringraziamo la giuria e noi ci fermiamo per una piccolissima pausa, ma rimanete con noi qui su 7 Live, stay tuned. Notte e giorno, professionisti nel settore relax, rilassatevi e guardate cosa offriamo. Letti, materassi, reti, guanciali, poltrone relax, divani e divaniletto e molto altro ancora. Cucine, camere da letto e camerette, con grandi promozioni su tutti i prodotti e ambientazioni. Per la vostra comodità offriamo il servizio di visite a domicilio ovunque. Da notte e giorno la consapevolezza di essere entrato nel posto giusto. And it can be wrong. Take my heart.
light of every night and every day. In your eyes, I get lost, I get washed away. Meritatissimo applauso per loro, complimenti ad entrambi. Abbiamo visto anche Mega in una veste un po' diversa questa sera, direi decisamente rock. Vi congedo, ci vediamo fra pochissimo e io invece rimango qui perché accolgo il prossimo ospite di questa sera che è tornato a trovarci. Facciamo un grande applauso a Fabrizio Milanesio dello Studio Fasi. Ciao Fabrizio. Ciao. Ecco a te il microfono. Grazie. Senti, grazie innanzitutto per essere di nuovo qui con noi a Seven Live. Prego. E ripetiamo ai nostri telespettatori che il tuo studio si occupa di consulenza finanziaria per le imprese. Vuoi dirci qualcosa di più? Bene, lo studio Fasi si occupa per l'appunto di finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese. Fondamentalmente operiamo in maniera prevalente nel territorio piemontese e il nostro target è l'imprenditore. L'imprenditore certo. Vuol dire il commerciante, il negoziante, il panettiere, l'hotel, l'industria. Per ogni categoria merceologica, per ogni attività esiste un contributo a fondo perduto o un finanziamento agevolato. Non sempre, devo dire, può accadere che ci siano dei finanziamenti agevolati o degli incentivi, ma molto frequentemente esistono. Il problema è che per quanto esistano le associazioni di categoria, molte informazioni, il web e quant'altro, quindi l'informazione corre veramente alla grande, però alla fine l'imprenditore ha sempre la problematica legata al fatto che con tutte le cose che deve affrontare, le problematiche e quant'altro, non riesce a avere l'informazione. Quindi noi vogliamo portare l'informazione all'impresa. Esatto. Certo, ho un'altra domanda per te che sicuramente è di grande attualità e che può interessare a molti di noi. Siamo in un momento di crisi economica e quindi voglio chiederti quali sono gli strumenti più appetibili, più idonei che possono essere messi a disposizione delle imprese proprio per affrontare questo periodo così critico. Questa è una domanda opportuna. La comunità europea, le regioni lavorano per identificare i settori, diciamo, da aiutare maggiormente, che nel periodo storico presente sono soprattutto le cosiddette microimprese, cioè le piccole imprese
e le nuove imprese anche. Quindi è un momento dove è difficile mantenere il lavoro anche come impiegati, per capirci. Quindi casse integrazioni, difficoltà delle aziende per le quali si lavora, più di qualche dipendente inizia a pensare: ma se mi aprissi l'attività, se aprissi il bar anch'io, visto che faccio il barista, se aprissi la tipografia, perché lavoro in una tipografia, io sono capace di farlo, eccetera. Allora stanno puntando moltissimo, la pubblica amministrazione sta puntando moltissimo ad incentivare a mettersi in proprio, da un lato, e dall'altro ad aiutare chi si è messo in proprio e nella partenza entusiastica dell'attività riscontra le prime problematiche, il capire che non c'è il pagamento, non si viene pagati puntualmente, le cose da pagare ci sono, insomma le problematiche di un imprenditore quotidiane tante. E quindi ci sono questi incentivi che cercano di offrire liquidità per traghettare avanti di un anno, sei mesi, 12 mesi, 18, l'impresa, cercando di offrire liquidità e di portare il fatturato a possibilmente margini superiori. Ovvio, in sostanza. Certo. Un'ultimissima domanda per te, per quanto riguarda sempre gli incentivi, qual è il settore che adesso ha maggiormente bisogno di incentivi? Ma dunque l'industria sicuramente è un settore che ha necessità di incentivi, però è un settore anche molto solido, quindi c'è una costanza negli incentivi ricevuti da questo settore, quindi Torino, il Piemonte, Torino, si pensa all'auto, al suo indotto, eccetera. Quindi direi su questo, da questo punto di vista non c'è nessun problema, gli incentivi ci sono stati, ci sono e ci saranno. Un settore particolare che adesso, ecco, soprattutto in Piemonte, è visto in maniera importante per quanto concerne i contributi, è il settore turistico della ricettività. C'è stato un momento trainante che è stato il momento pre-olimpico, dove ci si doveva preparare a livello strutturale ad accogliere visitatori e quant'altro. Dopodiché c'è stato un boom, immagino vedrete Torino, il Piemonte è ricco di tantissime strutture, prima non c'erano, sì, si sono quasi raddoppiate. Dopo le Olimpiadi c'è stata un po' di problematica, c'erano tanti posti letto ma non c'era più quell'affluenza che si immaginava esserci. Sono passati un po' di anni e il settore turistico è caduto abbastanza in crisi, perché sta cercando di riconvertirsi, molte spa, molti centri benessere, sale congressi e quant'altro, difficoltà acuite, e a questo punto hanno lanciato due misure interessanti. Un contributo a fondo perduto per le imprese turistiche. Turistiche vuol dire la ricettività, l'albergo, residence, la spa e anche tutte le attività legate al turismo, il campo da golf piuttosto che altre attività. Contributi a fondo perduto per chi investe e o finanziamenti agevolati, restituibili in 8 anni, che offrono la possibilità di avere del denaro sostanzialmente a tasso zero per poter portare avanti gli investimenti e rilanciare il turismo in Piemonte. Perfetto, grazie Fabrizio, sei stato veramente preciso ed esaustivo. Grazie, e io ti congedo, ci vediamo la prossima volta. Ciao. Grazie, ciao Fabrizio, un applauso per lui. Eccoci qua. Rieccoti. Rieccoci, carissima Stefania, è il momento di presentare la nostra terza band, è il momento di ritornare con il concorso. Il loro genere è un buon rock, che si contraddistingue per la linea molto melodica delle canzoni e per i testi scritti in italiano a volte diretti ma mai banali, eseguiti dal loro frontman. Che ha una voce, Mauro, grintosa ma allo stesso tempo dolce, profonda ed espressiva. Allora, signori e signori, un grande applauso agli Atmosfera! Eccoli qua, loro sono Arl, Emanuele, Ivan e Salvo. Bando alle ciance, ma siamo curiosi, questo nome Arl, da dove viene? Arl, io credevo, speravo che mi chiedessi il nome degli Atmosfera, almeno l'avevo già preparato. Arl, no, questo è uno stato un po' lungo, è meglio evitarlo. Allora, Atmosfera, sì, domanda 2. Atmosfera, Mauro, come tu pensai, noi almeno... Usiamo